Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi siamo di nuovo qui con Far Cry 4. Dopo tanto tempo finalmente possiamo di nuovo rimetterci mano. Allora, cominciamo subito. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare perché sono arrivato a 50 iscritti, ma è tutto merito vostro. Io faccio soltanto la mia parte da YouTuber, creo contenuti per voi, ma bando alle ciance e cominciamo subito. Acciai, che ogni uomo che ha orecchie per udire, oda. Apocalisse 13:9. Sto preparando le prediche. Un sacco di prediche. L'umanità dovrà temere. Racconteranno l'opera di Dio e vedranno quello che egli avrà fatto. Per te, invece, ho un'altra pecorella smarrita. Trovala, seguila e riportami quello che trovi. Ok, rapido e veloce questa volta. Però mi mancano i suoi vaneggiamenti. Allora, dove devo andare? Ah, non è lontano. Allora, sarà una brevissima missione. Prendiamo il nostro elicottero. Usiamo dei neologismi. Non è vero inglese. Non si è mai qualcuno comincia a dire: sì, ma tu non sai l'inglese, no? Tranquilli, che l'inglese lo parlo, non so, abbastanza bene. Poi vi faccio vedere adesso le nuove armi. Eccola qui, il nostro piccolo giocattolino. Sì, certo, fai con comodo. Tanto non sto portando cose di valore. Seguiamolo. Il metodo migliore è usare questo. Fa troppo rumore, un attimo che abbassa il volume. Ok, piano piano. I pescioni. Beh, una cosa è sicura, non può scappare. Certo, conquistare le due fortezze è stato difficile. Nessuna sola è stata difficile, però abbastanza utile. Come vedete abbiamo già tre giroporti disposti per la mappa, due nelle fortezze e uno nella nostra casa privata. Checkpoint. Uccidi? Va bene così? Amo quest'arma, permette di fare. Ok, non c'è più nessuno, andiamo. Io direi di atterrare. Chi c'è? Chi c'è? Chi è che vuole sfidarmi? Dove siete? Paura, eh? Guarda quello messo lì tutto. Ma muorici! Ora sei mi... e muore. Un attimo. Amo quest'arma. Questo è il tipo di arma che preferisco. Però non mi dite che sarà un video super breve perché non è possibile. Vabbè. Saccheggiamo a lui. Un attimo, andiamo a suonare la campanozza qui. Dai, dov'è? Non capirò mai l'utilità di queste campane, però vabbè. Giriamo la ruota. Ah, mi aumenta il livello del karma. Va benissimo. Allora, cosa... Ah, devo entrare nel cavo. Mi sembrava strano, troppo breve. Ruota di preghiera, altre tre per la ricompensa. Va benissimo così, andiamo. Okay, abbiamo 358 colpi. Pianos, questi strappiamoli. Gal! Ma zitto, ma zitto. Oh, devo curarmi. Come vedete, adesso mi curo di due unità. Un attimino solo. Ma un colpo, proprio un colpo e lo devasto.
Ok, ce n'è un altro messo. Guarda. Io ti ammazzo. Dov'è? Dov'è? Chi è che cosa ha sparato? Scusate. Avete rotto i coglioni, ok, avete capito. Vedo il nemico. Cioè, guardate il devasto. Però voglio raccogliere tutto. Ok, c'è uno scling da qualche parte. Dove? È qui nella vicinanza un attimino. Per cui siamo a questo. Poi per cui siamo a questo. Ci servono soldi, perché ormai le munizioni costano un botto di soldi, soprattutto quelle per il lanciagranate. Entriamo qui. Vediamo cosa troviamo. Aprite. Faccio prima così. Intanto io perquisisco, almeno rendiamo il video un po' più lunghetto e meno noioso. Poi vado a vendere tutto in privato. Adesso vi faccio vedere anche le abilità che ho sbloccheggiato. Allora, un attimino. Allora, l'abilità che ho sbloccato è questa di qua. Medico da campo, se rimani senza siringhe curative, tieni premuto control per curare manualmente 2 unità di salute. Quindi ho preso un macello. Ma questa è quella che mi interessa. Infatti non spenderò più punti per abilità fino a quando non riuscirò a prendere quella. Non possiamo portarci questo a casa. Guardate quanto oro. Ma qui cosa c'è? Diamante insanguinato. Ok. Qui non c'è più niente. Fuori ci aspettano. Uno scrigno. Dov'era? Scusatemi, lo scrigno. No, non la cambio. Sì, ma non lo vedo. Ora è dietro, prima è davanti. Dov'è? Mi dice qui, ma non c'è. E come dico io, va fantoku. Proprio dialetto nostrano. Adesso fuori c'è gente. Quindi ci armiamo di questo. Andiamo fuori. Tutti qua. Facciamo così e poi. Dove sono gli altri? Potete salire? Faccio così. No, scusatemi. Okay, volete fare i monelli? Guardate! No, 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 no! Cazzo! Pezzo di me! Merda, siamo morti. Se ti curi. Via. Un attimo, un attimo. Adesso. Mamma mia, momenti di terrore. Ma è che ce l'ho più grosso? Muorici. Per un attimo ho temuto il peggio. No, ce l'abbiamo fatta. L'importante è questo. Maledetto ciccione. C'è altro al punto di raccolta. Dove si trova? 300 metri. Ma noi siamo pro, abbiamo l'elicottero, quindi finiamo subito questa missione. 100 metri sono nulla in confronto. Per fortuna non era una missione sull'Himalaya, ma credo che ce ne saranno tantissime sulle montagne innevate, quindi sarà veramente un dito in culo. Terminiamo la mission. Però c'è anche questo. Ok. Completa? Sì. Abbiamo completato questa missione. Raccogliamo il tutto. Come possiamo aiutare a ricostruire? E questa signorina dove è spuntata? Come stai, Ajay? Mamma mia, cosa brutta. Quindi ragazzi, termino qui questo video. Spero vi sia piaciuto. È stato un video abbastanza breve. Ma nel prossimo vi faccio vedere subito cosa dobbiamo andare a fare. Avevamo la missione principale del sentiero d'oro, che faremo nel prossimo video. Quindi
Ci vediamo alla prossima. Ricordatevi sempre di lasciare un commento, anche un bel mi piace. Se le serie vi piacciono, iscrivetevi nel mio canale, perché ci saranno sempre aggiornamenti giornalieri. Anche se posso pubblicare sia uno o due video al giorno, ma anche più di due, più di tre, a seconda degli impegni. Quindi un saluto a tutti voi, ciao!